Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Benvenuti a questa edizione del nostro notiziario che, come tutti i programmi della nostra emittente, potete ascoltare sia sugli 87,6 MHz sia sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. Ma ricordiamo che Radio Speranza è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede misure per la ricostruzione nelle zone terremotate in Abruzzo. Illustrando i contenuti del provvedimento, Palazzo Chigi esclude maggiori oneri per la finanza pubblica. Consentita la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione abruzzese colpita dal sisma del 6 aprile 2009, consentita anche la ricostruzione anche attraverso attività straordinaria di demolizione e abbattimento di edifici pericolanti e rimozione delle macerie. Si svolgerà nei giorni dal 25 al 28 aprile a Montesilvano, presso l'Hotel Adriatico, la Mariapoli 2013, l'annuale appuntamento degli aderenti e simpatizzanti del Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubic, appartenenti alle comunità dell'Abruzzo e del Molise. Prevista la partecipazione di almeno 600 persone, adulti, giovani, bambini e interi nuclei familiari, che potranno arrivare anche ad 800 ed oltre nei giorni di sabato e domenica. Tema è l'altro da me, un altro me, quale amore al fratello. Il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, in merito all'allarme generato dall'assenso della Commissione Nazionale VIA, cioè la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, rispetto al progetto Ombrina Mare, tiene a precisare che la valutazione di impatto ambientale è un fatto endoprocedimentale di tipo ambientale e che quindi la relativa autorizzazione al progetto dovrà darla il Ministero per lo Sviluppo Economico. In ogni caso, ha affermato il presidente della Regione Abruzzo Chiodi, continueremo a tenere ferma la posizione di assoluta contrarietà a questo progetto e seguiremo tutte le strade possibili, dalla via politica finanche al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, per scongiurare l'ipotesi di realizzare Ombrina Mare. E Pescara percorrere i sentieri dei parchi nazionali, pianificare itinerari e ammirare i panorami più belli d'Italia direttamente dal computer di casa o dal telefonino sarà possibile grazie alla collaborazione tra Google, Ministero dell'Ambiente, Federparchi, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale della Sila. Sono queste le tre aree naturalistiche che potranno essere visitate online sul sito del Ministero dell'Ambiente dedicato alle aree protette. Il sito è naturaitalia.it. 35 studenti di Torre dei Passeri sono partiti per un viaggio di 5 giorni organizzato e finanziato in parte dal Comune di Torre dei Passeri, che li porterà domani, nella ricorrenza della Festa della Liberazione, a visitare il campo di concentramento e sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, luogo dove i nazisti uccisero oltre 1,5 milioni di persone, soprattutto ebrei. La delegazione torrese è composta da studenti, docenti, cittadini ed è guidata dal sindaco Antonello Linari.
E la manifestazione del 25 aprile a Pescara prenderà il via in piazza Sacro Cuore, dove sarà allestita una mostra storica sui numerosi campi di concentramento in Abruzzo. A partire dalle 11.30 le celebrazioni si sposteranno nei locali della scuola media nell'ambito del percorso di educazione alla pace e gocce nel mare, per la cerimonia istituzionale con la consegna del premio 25 aprile dell'AMPI Pescara, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, allo stesso istituto. Nel pomeriggio, dalle 16.30, di nuovo in piazza Sacro Cuore, interventi e musica dei Lupi della Maiella. La politica: continua l'occupazione della sede del Partito Democratico da parte dei Giovani Democratici dell'Aquila, che in assemblea hanno deciso di manifestare il loro dissenso rispetto alla linea politica della dirigenza nazionale per le scelte in relazione all'elezione del Presidente della Repubblica. I Giovani Democratici dissentono anche dalle dichiarazioni del partito regionale contro la senatrice Stefania Pezzopane, che non ha votato Franco Marini. È stata capace, dicono i Giovani Democratici, di rappresentare la volontà della maggioranza dei nostri concittadini. I modelli organizzativi delle imprese ittiche ed il processo di distribuzione del prodotto questa mattina a Pescara sono stati al centro di un workshop inserito nel contesto del progetto Faro. L'iniziativa è un'azione di sistema volta a formare, sviluppare e consolidare la competitività di tutto il settore pesca. L'obiettivo è favorire il trasferimento e lo sviluppo dei flussi di conoscenza, innovazione e produzione nell'ambito del settore in maniera tale da renderli funzionali alle caratteristiche del contesto sociale ed economico d'Abruzzo. Ne parleremo nella nostra rubrica Servizi ed Interviste in onda oggi alle 18.15 e domani alle 7.35. 34 persone che risiedono all'estero sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Avezzano per indebita percezione di assegni sociali. Apparentemente avevano residenza in Italia e dichiaravano all'INPS redditi minimi per accedere all'assegno sociale di sostentamento. In realtà si trattava di italiani ultra 65enni cancellati dai comuni dalle liste AIRE, anagrafe italiani residenti all'estero, marocchini, libanesi, siriani, dominicani, iraniani e argentini. Concerto di chiusura stagione sabato a Pescara con la rassegna del sabato in concerto jazz della Fondazione Pescara Abruzzo, organizzata dall'Associazione Culturale Archivi Sonori. Sul palco Maison des Arts, Corso Umberto, una formazione marchio di esportazione della musica made in Italy e fiore all'occhiello del capoluogo adriatico. Il Pescara Jazz Ensemble, capitanato da Maurizio Rolli, ad aprile dello scorso anno un tour negli Stati Uniti con il chitarrista Mike Stern. Sempre sabato dalle 18.30 aprirà i battenti una mostra fotografica dal titolo Lente ad Astra, che con oltre 1000 scatti visionati in 12 mesi per scegliere 99 foto di oltre 60 fotografi, racconta una grande passione per la fotografia. L'esposizione sarà allestita su tre piani presso lo spazio espositivo BR1 di Monte Silvano Colle, luogo già da tempo che si propone come cuore pulsante di una nuova avanguardia artistica operante in molteplici discipline. E il prossimo 5 maggio alle ore 16 ci sarà l'incontro degli ex alunni dell'Istituto Nostra Signora, una ricorrenza che si tiene tutti gli anni. Per tutta la vita si resta ex alunni legati dall'appartenenza alla compagnia di Maria Nostra Signora, si legge in un comunicato dell'Istituto Nostra Signora di Pescara. Segnati, si legge ancora, dall'educazione qui ricevuta, da chi ha cercato di comunicare il proprio amore al sapere, ma prima di tutto alla persona che stava loro davanti. E si terrà il prossimo martedì 30 aprile presso la chiesa di Sant'Andrea in Pescara il convegno dal titolo Credere nella Chiesa, credere ecclesialmente, al quale parteciperà la teologa Cettina Militello.
sempre il 30 aprile, ma alle ore 21 e presso la chiesa di San Giuseppe in Pescara, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, presiederà la veglia di preghiera con e per i lavoratori sul tema di quest'anno, la fraternità per uscire dal tunnel della crisi. Mentre venerdì 3 maggio presso la sala teatro della parrocchia dei Gesuiti in via del Santuario 160 a Pescara alle ore 21 ci sarà l'incontro con padre Carlo Casalone, superiore dei Gesuiti d'Italia, sul tema Un Papa Gesuita, chi sono i Gesuiti e che cosa fanno. E il 26 aprile, quindi venerdì, presso la sala conferenze del Museo Vittoria Colonna in piazza Primo Maggio a Pescara, ci sarà il convegno storico-culturale sul tema Il culto della Sacra Sindone, spiritualità e presenza templare in Abruzzo. Mentre il prossimo 11 maggio ci sarà la beatificazione a Roma presso la Basilica di San Paolo fuori le mura di Monsignor Luigi Novarese, fondatore dei Silenziosi Operai della Croce e del Centro Volontari della Sofferenza. Infine ricordiamo che il prossimo 15 maggio alle ore 20:30 presso il Teatro Massimo di Pescara ci sarà la rappresentazione dell'opera Questi fantasmi di Edoardo De Filippo a cura dell'Istituto Domus Maria di Pescara, di cui alcuni bambini saranno attori insieme ad alcuni detenuti ed alcuni agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Chieti. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo poco nuvoloso con temperature da 12,5 gradi a 15,5 gradi e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 12,5 gradi a 21,5 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.